Omicidio volontario, e questa è l'accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Nuoro nei confronti di Gian Michele Giobbe, 41 anni di Orotelli, ritenuto responsabile dell'omicidio dello zio, Esperino Giobbe, di 72 anni, compiuto la mattina del 17 ottobre 2020 nell'azienda della vittima, in località Suviriche, in agro di Orotelli. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ottana e dal reparto operativo del comando provinciale di Nuoro, che hanno condotto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo. I dettagli dell'indagine sono stati resi noti stamattina nel corso di una conferenza stampa da Patrizia Castaldini, procuratore capo della Repubblica di Nuoro, e dal capitano Gianluigi Carriero, comandante della compagnia di Ottana. Il corpo senza vita di Esperino Giobbe venne trovato nel pomeriggio all'interno dell'azienda da alcuni parenti che allertarono il 118. I carabinieri, giunti sul posto, trovarono elementi che, insieme alle risultanze dell'autopsia, esclusero le cause naturali del decesso dovute ad un incidente e indirizzarono le indagini alla ricerca dell'autore dell'omicidio. La vittima infatti era stata colpita da almeno 15 colpi inferti con un corpo contundente, presumibilmente una spranga di ferro. Le indagini si sono concentrate su Gian Michele Giobbe, l'ultimo a vedere lo zio attorno alle 11, ora del decesso secondo il medico legale. I carabinieri, col supporto del RIS di Cagliari e di Roma, attraverso una serie di esami sia sulla scena del crimine che sugli indumenti dell'indagato, sono riusciti a individuare sulla tovaglia di uno stivaletto delle tracce ematiche da gocciolamento appartenenti alla vittima. Una circostanza che poteva spiegarsi solo con l'esecuzione del delitto da parte dell'arrestato. Secondo la Procura della Repubblica, il movente del delitto andrebbe ricercato nei contrasti relativi all'utilizzo dei terreni di Suviriche in cui sorgeva l'azienda della vittima e in cui lavorava Gian Michele Giobbe. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere nuorese di Badeccarros in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parte del GIP.